Salve, benvenute e benvenuti nel canale dei Sorrisi Azzurri. Io sono Tiziana e con questo video condivido quelle che sono le domande guida che mi pongo e alle quali rispondo per compilare il mio diario motivazionale. Questo tipo di diario lo compilo di solito di sera, prima o dopo aver compilato la lista delle cose da fare per il giorno dopo. L'operazione di compilare la lista degli impegni per il giorno dopo è un'operazione che rientra nella mia routine serale quotidiana, insomma, sempre sempre faccio minimo questa lista, mentre per ciò che riguarda il diario, alcune volte non scrivo nulla, alcune volte mi dedico al diario della felicità o a quello della gratitudine, oppure compilo un diario mettendo nero su bianco alcuni miei pensieri. Ma in questo periodo appunto sto compilando il diario motivazionale. La prima domanda che mi pongo, e poi mi pongo altre domande sempre su un resoconto della giornata appena vissuta. Quindi, se le prime domande sono focalizzate sul giorno appena trascorso, poi mi pongo anche delle domande che fanno una sorta di revisione e punto della situazione sui miei obiettivi a più lungo termine. Comunque, la prima domanda è: tre cose di cui sono grata. Mi serve concentrarmi su questo anche quando compilo altre tipologie di diario. E oggi, per esempio, le cose di cui sono grata è quello di aver goduto di un'ottima salute, nonostante abbia fatto degli sforzi intellettuali e anche relazionali belli forti, non mi è venuto il mal di testa, non mi è venuta una grande stanchezza, sono comunque riuscita ad essere forte, dinamica e serena. La seconda cosa di cui sono grata oggi è quello che oggi è stata una giornata bellissima in cui il sole è andato via, poi è ritornato, quindi per la maggior parte della giornata, fino quasi alle 2, le 3 del pomeriggio, è stata una giornata tipicamente autunnale, né fredda né calda, dei colori stupendi. E poi è arrivata una pioggerellina tranquilla che ha profumato l'aria proprio dell'odore della terra, delle foglie. È proprio stata una giornata bellissima, tranquilla, serena, meravigliosa, che mi sono goduta pienamente. La terza cosa di cui sono grata è quella di aver avuto modo di dedicarmi alla lettura. Quindi, nonostante i tanti impegni, ho dedicato un'oretta piena a leggere un libro a cui tenevo tanto. La seconda domanda che mi pongo è: qual è la cosa più bella che mi è accaduta oggi? La cosa più bella che mi è accaduta oggi è tra le tre cose per cui sono grata, ovvero quella di essere stata serena, contenta e allegra, godendomi il momento presente nonostante le cose pesanti e forti che in questo periodo ho da affrontare. Terza domanda: qual è stata la sfida maggiore? Cosa posso fare di diverso domani per evitare che si ripeta o per superarla meglio? Allora, la sfida maggiore è stata quella di aver dovuto combattere con la tentazione di mangiare tanto a pranzo per riprendere le forze. E quindi comunque ho ceduto alla tentazione di mangiare qualcosa di dolce. Pertanto domani, per evitare che si ripeta questa situazione, voglio concentrarmi meglio ed evitare gli zuccheri, non soltanto per una questione di perdere ancora qualche chiletto, ma soprattutto per la salute, perché gli zuccheri fanno male, non servono a nutrirci, quindi è bene relegarne il consumo proprio in giorni
particolari, nelle festività e comunque mangiare dolci il più raramente possibile. Poi, questa più che è una domanda, è un incipit a completare la frase. Sono fiera di me stessa perché? Per la mia serenità. Ecco, perché nonostante veramente abbia da combattere e abbia da avere cose che intristiscono, che fanno stare male, ecco, io sono riuscita e riesco a essere serena, a non perdere il sorriso e se mi viene il magone riesco subito a mandarlo via. Poi ci sono una serie di domande sugli impegni quotidiani e c'è scritto. La domanda è: sono riuscita a rispettare l'impegno che ho preso per oggi nel modo migliore? E ni, perché l'impegno che mi ero presa era quella di mangiare con consapevolezza e di non mangiare dolci. Ecco, quindi, per quello che ho detto prima, non è stato proprio al massimo il rispetto del mio impegno. Poi, ho dedicato del tempo a me stessa, sì, leggendo, come ho detto prima, e adesso divertendomi a girare questo video. Poi, mi sono circondata di persone positive, diciamo che ho evitato quelle negative e quindi non ho avuto modo comunque di socializzare oggi perché tra lavoro e impegni, a parte le persone incontrate durante il momento lavorativo, comunque è andata bene. Ho evitato quelle negative e già è tanta, le persone negative e già è tanto. Poi sono stata emotivamente coraggiosa. Sì, sono stata emotivamente coraggiosa appunto perché nonostante le cose per cui c'è da preoccuparsi, io sono andata avanti con forza e coraggio, mettendole da parte perché tanto oggi non avrei potuto agire per aggiustare qualcosa, per sistemarle, quindi sono andata a fare in modo determinato le cose che avevo da fare. Poi l'altra domanda è: ho mangiato in modo corretto e consapevole? E qui appunto c'è quel nì perché ho mangiato quel dolcino di cui dicevo prima. Ho fatto ginnastica. Ho fatto ginnastica nel senso che ho fatto una lunga passeggiata. Ah, e tra le cose in cui posso mettere il fatto di aver dedicato del tempo a me stessa è quello di aver fatto una lunga passeggiata questa mattina prima di andare al lavoro con le cagnoline, quindi questo anche risponde al fare ginnastica perché ho fatto una passeggiata a passo veloce e poi una volta a casa ho fatto giusto soltanto 10 minuti di qualche esercizio ginnico per le braccia e per i pettorali. Poi ho bevuto la quantità necessaria di acqua, nel senso che mi impongo ogni giorno di bere minimo 1,5 litri di acqua e oggi avrò bevuto meno di 1 litro, poco meno di 1 litro, però la giornata ancora non è finita, quindi posso riuscire a bere un po' di acqua ancora, però non tanta, perché poi devo andare a letto, non vorrei interrompere il mio sonno per andare in bagno. Poi c'è una serie di domande che riguardano gli obiettivi a lungo termine. Riguardano anche soprattutto la crescita personale. Sono la persona che vorrei essere, sono in cammino per diventarlo. Poi, hai la casa che vorresti avere dal punto di vista comunque dell'ordine e dell'organizzazione, anche in,
Per questa domanda posso dire di essere in itinere, nel senso che la mia casa è abbastanza a posto, però nel mio discorso casa non metto soltanto la casa in cui abito, ma anche altre case che ho in gestione, quindi è un discorso più complesso e più ampio, però sto lavorando quotidianamente per far sì che tutto questo ampio discorso mi porti a dire che ho la casa, le case che vorrei avere e vivere. Poi sto vivendo la vita che desidero, diciamo che per le condizioni che in questo momento ho, sono a viverla in modo positivo, anche se su questo punto ci devo lavorare molto. Poi mi comporto come se provassi già lo stato d'animo che vorrei provare. Sì, nel senso che vorrei essere più soddisfatta di tante cose che mi mancano nella vita, che vorrei raggiungere, soprattutto dal punto di vista emotivo, no? Perché ho sì la piena accettazione della situazione della mia vita, che magari non è adesso quella che da giovane sognavo, però ecco, sto vivendo questa situazione cercando di, pur accettandola, di migliorarla sempre più. Poi mi sto godendo il cammino della mia vita giorno per giorno. Ecco, diciamo che in generale sì, mi sto godendo la vita, questo viaggio della vita, anche se ci sono alcuni momenti che ho dei problemi che magari penso siano troppo grandi per me, quindi mi creano delle battute d'arresto, però poi mi riprendo subito. Dove ho bisogno di un po' più di incoraggiamento? Ho bisogno di incoraggiamento su alcuni punti che però non mi va di condividere, però l'importante è condividere il tipo di domanda che può essere utile a tutti, rispondere per trovare più forza, più energie e magari anche le risposte giuste alla propria vita, conoscendosi anche meglio, facendo questo processo di conoscenza personale migliorata. Cosa ho deciso di fare per trovare il sostegno che mi serve? Bene, anche qui è una domanda a cui non rispondo per una questione di privacy, però è bene condividere la domanda in sé per far sì che sia d'aiuto a molti. Poi, con quali parole mi do la carica? Mi do la carica con parole che ogni giorno rinnovo e che magari rinnovo anche nei momenti in cui cammino, in cui mi sposto, in cui magari sto in silenzio in casa a fare le faccende, come più che parole, frasi, ce la faccio, mi sento forte, ho voglia di fare, amo la vita, che bella giornata, insomma, tante frasi che alcune sono le stesse, alcune le cambio. Poi una parola, una frase che mi trovo spesso a dire è amore, amo, e non me ne rendo neanche conto di pensare a questa parola, che magari dico anche in astratto, in generale, alcune volte magari pensando alle persone a me più care. Poi, ultima domanda, che cosa mi piace della nuova me stessa? Il fatto che sto acquistando sempre più serenità e felicità nonostante situazioni che magari obiettivamente e oggettivamente non sono situazioni che possono rendere felice, che possono dar serenità. Però per come sto vivendo io le cose, per la consapevolezza acquisita grazie anche agli esercizi e all'applicazione pratica della mindfulness, della meditazione, della respirazione, sono cose che mi stanno fortificando e facendo
facendo migliorare tantissimo e quindi mi piaccio più di prima. Ho condiviso alcuni spunti di mindfulness, anche alcune indicazioni pratiche per iniziare a meditare, ma ho visto che quei video sono quelli meno visti degli altri, quindi non so se proseguirò a girare video sull'argomento. Comunque sono cose che consiglio a tutti di fare: meditazione, respirazione profonda e consapevole, pratiche e conoscenze della mindfulness. Queste cose veramente aiutano tantissimo a vivere meglio, stare sereni, allegri, ad affrontare la vita in modo migliore, con forza e coraggio. Finisce qui tutto ciò che ho da condividere per quanto riguarda il diario motivazionale. Però infine voglio ricordare che c'è ancora in palio questo libro del giveaway, però nessuno mi sta rispondendo, quindi ho già idea a chi poter regalare questo manualetto, però almeno un commentino, qualcosa che mi faccia capire che è un libro che non avete, che desiderate leggere. Il video finisce qui, sperando di avervi fatto buona compagnia, di esservi stata utile. Se il video vi è piaciuto, vi prego di mettere un bel like, iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, per sostenere questo piccolo mio posto su YouTube, farlo crescere e quindi darmi la soddisfazione di avere un canale che è seguito e che ha un bel numero di iscritti. Detto tutto ciò, vi saluto augurandovi sorrisi, serenità e buoni pensieri. Ciao!